Ciao, sono Elena di Biflex Italia. In questo video vediamo come utilizzare i cuscini per termopressa per la personalizzazione di capi con superfici irregolari, come ad esempio capi con bottoni, cerniere o cuciture spesse o anche tasche. I cuscini Biflex per termopressa sono disponibili in due misure, più piccoli 20x25 e la misura più grande 30,5 x 30,5 cm. Ora vediamo insieme come utilizzare il cuscino sulla polo per applicare in modo corretto il logo sulla parte cuore. Vediamo insieme. Come sempre, prima di ogni applicazione andiamo a stirare il capo. La polo ha il problema dei bottoni. Se andassimo ad applicare senza cuscino, vediamo che i bottoni creano uno scalino. Come facciamo quindi ad applicare con la pressione corretta? Prendiamo il nostro cuscino, lo inseriamo dove dobbiamo fare l'applicazione, i bottoni scivolano sul lato del cuscino e a questo punto la parte dove dobbiamo fare l'applicazione risulta omogenea e la pressione sarà corretta. Attenzione, una cosa molto importante da tenere in considerazione quando si utilizzano i cuscini è controllare la pressione della pressa. In questo caso andremo a diminuirla perché il cuscino crea uno spessore. Ora posizioniamo la nostra grafica che è stata tagliata su Gimme 5. Gimme 5 si applica a 140 gradi per soli 4 secondi sotto la pressa. Eliminiamo il liner a caldo, togliamo il cuscino. Ecco il nostro logo posizionato in modo corretto con la pressione corretta grazie all'utilizzo del cuscino. Utilizziamo il cuscino per applicare su un grembiule con le tasche. Usiamo i cuscini quando abbiamo una cerniera che non possiamo aprire completamente. Usiamo i cuscini quando dobbiamo applicare su una superficie che ha dietro delle spalline, come costumi, top o capi simili.